Ciao, buonasera. Mi sono dimenticata il bicchierino d'acqua, mamma, che non lo prendi tu. Allora, è tardi, ma volevo lo stesso fare un micro video stasera. Ci proviamo. Voilà, con gli sparkly. Vediamo se arrivate. Volevo fare un pannellino di una card semplice, semplice. Era un'idea che avevo da un po', da ieri. Quando pensavo a cosa fare, poi ieri non ce l'ho fatta a fare il video, quindi mi sono presa un washi perché spennelliamo gli sparkly e facciamo il pannellino di una card con un piccolo sentiment. Ho preso questa plancetta della My Favorite Things, sono solo sentiment, e si chiama Greetings and Salutations. C'è un po' di tutto. Mi piaceva tantissimo questo Happy Not Monday, felice non lunedì, che è molto carino. Ciao, eccoci qua. Bene. Intanto che vi aspetto, tiro su i miei sparkly. Sì, lascialo lì. Ok, ciao. Allora, ciao Maria Giulia. Sono in ritardo stasera tantissimo, però prevedo di fare una cosa velocissima, quindi. E che ieri mi hanno atterrata gli esami del sangue, non c'è stato verso. Piallata tutto il giorno, quando uno è un catorcio. Eccovi. Tanto sarà velocissimo, Teresa. Tra l'altro, Teresa, non so se mi hai sentita nell'altro video, poi mi sono dimenticata di scriverti, o forse te l'ho scritto e mi sono dimenticata di avertelo scritto, ma sta uscendo una collezione della Simple Stories a tema montagna, visto che tu volevi fare il binder a tema montagna, te lo dico. Allora, intanto io mi taglio, questa è carta Canson, è carta acquerellabile, va bene anche quella di La Essen, adesso quella prima che mi è capitata sotto mano è quella della Canson. Mi taglio un paio di pannellini perché così magari faccio più tentativi per la mia card. Facciamo un 9,5 per 14,5 e ne taglio, facciamo 3, vediamo. Volevo dirtelo, non te l'ho scritto, vero Teresa? Ho solo pensato di farlo, non sono poi passata alla realizzazione della cosa, ma va tutto bene. Adesso prenderemo gli integratori e andrà tutto meglio. Eccoci qua, ne facciamo ancora uno. Avrei potuto tagliare in maniera un po' più furba questa carta, ma va bene così. Tu quanto sei? Di qua mi sei uguale. 9,5. La collezione tema montagna, sì, tra le novità che uscirà credo fine giugno della Simple Stories, ci sono, prendetelo con le pinze perché non me lo ricordo perfettamente, ma mi sembra tre collezioni e abbiamo già quella di Halloween, mi è rimasto nella tastiera, tutto a posto, vabbè, però vedi adesso ti ho vista e mi è venuto in mente, quindi qualche rimando di memoria ogni tanto ce l'ho poche volte, siamo onesti però. Allora, cosa volevo fare? Allora, innanzitutto mi fermo con il mio nastro di carta questi pannellini qua al mio piano di vetro. Qua cerco di andare dritta. In realtà qua vado anche un po' più giù perché vorrei creare quattro quadrati. Ok. Così. Perché qui dentro, adesso vi faccio vedere come avrei in mente di fare qui, qui dentro vorrei creare qui dei quadratini, quindi abbastanza a naso vi direi che faccio una cosa del genere. E poi con questo washino sottile mi creo, se riesco ad aprirlo perché ho scoperto che washi sottili non ne ho. Avevo nella mia cassettiera tre tubi comprati da Michaels, ma non me la sento di aprirli per usarli così. Allora, una cosa così, più o meno, poi se non è dritto non importa. Perché poi vorrò mettere il sentiment qua sotto. Semplice, semplice, saranno delle card estremamente easy, estremamente simple. Ok, faccio questa cosa qui per tutti e tre. Questo qua lo metto qua sotto. Adesso prima lo fermo con questo qua, che avrei potuto fare un po' di più in realtà perché. Ok, buonasera. Sono un po' latitante con i video, ma giuro che riprenderò. Sono un periodo un po' pieno, ma datemi il tempo di riprendermi e rientriamo a pieno regime. Voilà, così.
E poi questo qui cerco di allinearlo un pochino, ma vediamo, forse è meglio che lo metto qui perché almeno è a favore di video. Eccolo qua, a favore di video. Se spostiamo questo un briciolino indietro, così, ok, va bene, addrizziamo. Così li ho tutti e tre fermi e posso lavorare. Ciao Flora, buonasera. Allora, intanto, per chi fa parte del progetto My Twill Tales, i timbri mi arriveranno il 30, se tutto va bene. Quindi in realtà inizieremo a spedire da questo fine settimana, da venerdì in poi. Che se non fai video io non stiro. Mi sento responsabile, Nadia, di questa cosa. Allora, aspettate che facciamo questa cosa qui. Sto andando a caso, quindi in realtà poi non saranno veramente dei quadrati e non saranno neanche particolarmente dritti, ma tanto voi siete abituati e nessuno si formalizzerà. Ok, allora, gli sparkly sono meravigliosi, assolutamente sì. Sono estremamente brillanti, hanno un sacco di glitter dentro, cioè sono belli anche solo da guardare mentre si muovono dentro il boccettino. Questo scotch qui è uno scotch di carta, io sto usando quello della 3M che ho in negozio. Va bene del washi, va bene lo scotch di carta da tappezzeria, trovo che strappi di più la carta. Mi è arrivato da poco di nuovo quello viola, che sembra essere più delicato di questo. Io riesco a strappare la carta con qualsiasi nastro, ho un talento in questo senso. Quelli che ti dicono questo non strappa mai la carta, a me si strappa sempre. L'unica soluzione che mi aveva suggerito Luigi qualche tempo fa è quella di scaldare il nastro. Se vedo che tira sulla carta, con l'embosser lo scaldo e viene via come se fosse niente. Allora, per esempio, io adesso vorrei fare questi due. Adesso li agitiamo un pochino, l'importante è che non ci sia più glitter sul fondo, così che sia ben miscelato, e poi semplicemente me ne spruzzo un po' qui di lato. Opla. E poi li lascio lì perché magari poi li uso ancora, devo ancora decidere le combinazioni. Quando prendete questi colori, non fatevi ingannare dal colore che vedete dentro il boccettino, perché una volta che si asciugano il perla che c'è dentro, il micro glitter che c'è dentro, il perla che c'è, li fa schiarire tantissimo. I bollini che ci sono sui prodotti di Tommy Art sono stati fatti con della carta su cui è stato effettivamente messo del prodotto, quindi sono assolutamente veritieri. Si schiariscono tantissimo rispetto agli ink normali. Io adesso prendo il mio pennello, prendo un po' di viola e mi coloro, lo posiziono qui. Sono molto delicati, quindi in realtà è possibile anche che io debba fare più passaggi per avere il colore che avevo in mente, ma mi interessava creare questi quattro quadratini, almeno l'idea che avevo era questa qui, e lo faccio così, proprio lo posiziono, poi ci metterà un po' ad asciugare, non dovremmo forzarlo con l'embosser, noi vediamo a che punto siamo quando devo chiudere, così decidiamo se è il caso di forzarlo o meno. Il rosa è delicatissimo, lo mettiamo qui. E sarà un tono su tono quasi trasparente, perché è chiaro, 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 chiaro questo rosa. Spruzzati hanno un effetto decisamente più power. Questo adesso lo lasciamo così e sciacquo il mio pennello. Poi decido se aggiungere dell'altro. Adesso mi faccio questo lavoro su questo, dove metterei l'azzurro. Perché magari prima agito. Buonasera, ok, lo metto qui, lo metto un po', qui si vede ancora, ok, questo è decisamente più potente, prendiamo il nostro pennellino sciacquato e prendiamo un pochino di azzurro e lo mettiamo qui, questo azzurro è stupendo, è quello con cui ho fatto il low della foto al mare, che ho mescolato al jelly di Moda Scrap, che è veramente bellissimo. Io sto andando su carta asciutta, Alla fine una sola card non riusciamo mai a farla, ne devo fare sempre un tot, per poi tenermele tutte tra l'altro. Prendere tutti i pennelli di Tommaso. Adesso mi ritorneranno i pennelli di Tommaso,
faresti bene perché sono bellissimi. Lo mescoliamo con il... potremmo anche mescolarlo con il rosa, ma facciamo con il Tiffany, così facciamo qualche tono su tono. Non nominare il jelly. Ok, va bene, Teresa. Mettiamolo qui. Quando li mettiamo a pennello, sono talmente leggeri che tutta la perla che c'è è lì che galleggia, ed è una cosa meravigliosa. Come abbiamo fatto a vivere senza prima? Non lo so, avevamo gli spruzzilli, ma non erano belli uguali. Ok, adesso sciacquo un pochino il pennello e rimetto qua un po' di azzurro, perché me lo sono portato via. Ok, adesso facciamo l'ultimo. Nell'ultimo metterei il nocciola. Facciamo una pazzia, facciamo nocciola e lime. Magari il nocciola, poi Clelia, comunque se lo agiti prima viene meglio. Allora, facciamo prima il nocciola. Che non ho usato il nocciola, però. Ho usato l'arancio, va bene lo stesso. Ho sbagliato, volevo usare il nocciola. Ok. Questo è l'arancio. Quando dico che sono stanca. Esattamente questo si intende, ok? E a questo punto però ci mettiamo, proviamola la combinazione con il lime, perché no? Timbre fustelle di Tommaso sono previsti per fine giugno in realtà, quindi io me li aspetto intorno da dopo il 25 in poi. Tommaso, ve lo anticipo, sarà da noi il 22 giugno, quindi se qualcuno volesse venire a trovarci sarà qui a fare i corsi. Non ve lo sto neanche dire che cos'è questo lime. E lo posizioniamoli. Io ne sto mettendo tanto di colore perché sono molto delicati. La cosa migliore è sicuramente farli asciugare all'aria. Tommaso non mi starà guardando in questo momento, altrimenti mi sgriderà. Pazienza. Tanto motivo più, motivo meno. Ok. Ok, io adesso prendo l'embosser. Questo qui sono azzurro e Tiffany. Anzi, adesso aggiungo un po' di azzurro qua. Ah, che si è sporco. Vabbè, guardate, si è contaminato un po' con il lime, ma è stupendo. Ok, adesso prendo l'embosser e forzo un po' l'asciugatura. Per forza, perché altrimenti vi tengo qua per tutta la sera. Tagliamo un po' l'embosser. Ok, partiamo da questo, che è quello che dovrebbe essere quasi asciutto. Infatti, qui magari facciamo una seconda passata. Vedete che quanta acqua ho messo? Sarebbe bene lasciarla asciugare da solo, ma non abbiamo tempo. Lime e corallo, sì, ma sono meravigliosi tutti. Intanto che quello è asciutto, prendo il pennello, riprendo il prugna e ne aggiungo un pochino, in maniera così, assolutamente random, per creare delle macchie. Un po' si imbarca, però io l'ho fermata con il nastro proprio al piano, quindi dovrebbe imbarcarsi meno. Perché se aspetto che si asciughi da solo, vi tengo qua 20 minuti così, a fare ciance. Che va bene, però.
l'ha avuta Jennifer McGuire o Christina Werner, l'idea non è mia, pensi, io sono i mai che io invento qualcosa, per carità. Accidiamo. Questi sono a posto, qui comincio a staccare l'adesivo di carta e faccio così per staccarlo, perché viene via come se non ci fosse nulla. Vedete, ho strappato la carta anche con l'embosser, cioè ci dà veramente un dono. Okay. Al concerto di tuo figlio, oh, peccato. Non so se faremo anche la domenica, non lo so. Vediamo. Buonasera. Non è ancora perfettamente asciutto. Oh. Ok, allora, posto che adesso per gli animi sensibili non sto usando gli alcol ink. Gianmaria ha un problema con gli alcol ink. Benvenuti nel club. Sono un problema enorme gli alcolink. Allora, vorrei avvisare gli animi sensibili che adesso questo inchiostro che è sparso qui io lo devo raccogliere e lo butterò. Quindi se volete coprirvi gli occhi o non guardare, io lo capirò, però devo farlo. Quindi siamo forti, per cortesia. Pronti? Lo raccolgo tutto, perché sennò me lo spalmo addosso. Voilà, altra salvietta. Ciao. Gli alcol ink sono veramente un problema. Sai che non vedo lo Scottex, me lo sono persa. Non c'è? Se c'è non lo vedo, il che è assolutamente possibile, però. Allora, asciughiamo un secondo, così vi faccio vedere da vicino questi tre pannellini. Non sei pronta, mi dispiace, ho già fatto, guarda. Veloce, rapida, indolore. Allora, guardiamoli da vicino. Assassina, addirittura. Guardiamo, vabbè, questo non guardiamolo, ma adesso poi Clelia qua la rifila, la cardo, insomma, in qualche modo facciamo. Qui non avevo fissato bene, qui in realtà ho messo veramente tanta acqua, però guardate. Maria, io esco. Guardate qui l'aggiunta, l'ho potuto fare sul primo che si era già asciugato praticamente da solo, altrimenti avrebbe richiesto veramente troppo tempo da stare lì con l'embosser. Tra l'altro quando fono con l'embosser non si sente niente, quindi guardate che meraviglia. Se volessimo fare uno sfondo per le card, tutto così a quadretti o con altre forme, è meraviglioso. Ok, allora quello che volevo fare adesso, poi prenderò, in realtà i pannellini credo che li farò neri o grigi, grigio è sempre bello. Vorrei mettere un sentiment qui, una cosa molto semplice, avevo preso questa plancettina qui, potevi usare i colori su altre card, sì, però saremmo stati qua fino a domani, ogni tanto qualcosa fatemelo buttare, perché sennò qua finiamo sepolti in casa, poi faranno un programma sulla Clé che muore sepolta in casa, non si può. Allora, questa plancettina qui, Greetings and Salutations della My Favorite Things, non mi fare vedere, ok, prendo la Stamping Tool, e andiamo semplicemente, sarà proprio solo una frasetta, vorrei che più clean and simple di così non si potesse. Allora, che non c'entra nulla
Dimmi, Elisabetta, la coppia creativa dovrebbero aver spedito oggi, quindi in realtà dovrei ricevere in questi giorni. Ho pubblicato, per chi me l'ha chiesto, ma mi sono dimenticata di scrivervelo sulla pagina, ho pubblicato il preordine della Everyell, perché me l'avete chiesto in tanti, quindi se volete trovate la nuova release. Potrebbe volerci un pochino, perché comunque sono timbri nuovi, quindi potrebbe esserci un po' di ritardo, qualcosa. Patrizia, è una questione di sopravvivenza. Lo fan è già arrivato, ho qualcosa di tutto, dovrei avere qualcosa in più di tutto. Se manca qualcosa, Federica, scrivimi che lo ordiniamo. Tanto in realtà non mi hanno mandato, non sono arrivati i cavallucci marini e i due stencil e un'altra fustellina, quindi devo riordinare. Allora, qua sul gruppo della classe porto in casa, assolutamente sì, mi sembra assolutamente. Sì, allora, thanks for being my someone, è veramente, grazie per essere il mio qualcuno, è bellissimo questi sentiment, ed è troppo grande, no, forse ci sta, vediamo, no, ci sta. Allora, lo mettiamo qui, centrale, e lo timbriamo in nero. E si è tutto storto, no? Perché questa calamita qua è troppo alta. Allora. Così. Thanks for being my someone. Grazie di essere il mio qualcuno. È carinissima come cosa. Allora, il tampone nero, l'ho visto, eccolo qua, quello di Gina Kay. No, non lo sono più in preordine. Le cose che trovi adesso in preordine sono le novità di Everyell, ancora i timbri e le fustelle di Tommaso. Poi trovate alcune cose che sono disponibili tra una decina di giorni, che vuol dire che in realtà sono finite, ma possono essere riordinate e stanno arrivando magari a breve, quindi magari sono già riordinate, insomma. Poi per quello le tempistiche ve le do di volta in volta. Voilà, perfetto. Devo rimediare a questa cosa qui, non guardate. Via. Happy Not Monday la usiamo. Sì, però ormai non lo rifilo più perché ho usato un timbrino lungo. Perché mi piaceva tanto. Adesso vediamo gli altri. Sicuramente Happy Not Monday mi piace molto. Allora, Happy Not Monday. Il preordine di Tommaso per i timbri e le fustelle puoi farlo quando vuoi. Arriveranno fine giugno, quindi insomma abbiamo un po' di tempo, Teresa, un po' di respiro. Happy Not Monday, lo mettiamo qua. Felice non lunedì, che meraviglioso. Ok. Semplice, semplice. E questo qui lo posizioniamo qui, non sono esattamente quadrati questi, lo so, però sto elaborando il lutto per la cosa, va bene così. Allora, ups. Ok, allora, mi sei mancato, happy you day, you can always trust me, greetings, what's new, well hello, it was so great to see. Mettiamo questa, I wish I was there with you, vorrei essere lì con te. E facciamo così, mettiamo questo qui e componiamo in realtà il sentiment mettendo well, hello, quindi ciao, vorrei essere lì con te, e lo mettiamo qui. Queste frasette risolvono un sacco di card, sono sempre belle, sempre attuali, avete un sacco di opzioni all'interno della stessa plancetta di timbri. Ok, e questo è a posto. Adesso quindi non mi resta che prendere del cartoncino grigio, io nei miei 20 minuti credo di esserci stata, facciamo la mattatura e poi praticamente abbiamo fatto. Embracing perfection, assolutamente sì. Ok, allora qui c'è anche questo, che poi me lo dimentico qui e non va bene. Allora, cartoncino grigio, andiamo a prendere un secondo, quello della Everyell, che è scusatemi, della Taylor Expression Lord Grey, che è sempre il mio preferito. Adesso lo prendo.
Forse questo è un po' troppo chiaro, vediamo. Ma in realtà può essere abbastanza la morte sua. Che dite? Sì, io andrei di questo. Ok, allora i miei pannelli sono 9,5 x 14,5, perché in realtà immaginavo di usare per la mattatura un 30-30 e quindi li ho tagliati di quella misura per evitare lo spreco di carta. Invece sto usando degli A4, ma va bene così. 15. Semplici semplici, sì, però a volte mi piace che ci si concentri su una cosa sola nella card, che sia il sentiment, che sia lo sfondo. Qui in realtà avevo in mente di usare questi colori che già da soli sono talmente belli che fanno tutto. Guardate questo, questo qua rosa forse è il mio preferito. È stupendo. Vediamo da qui, dovrei riuscire a ricavare in realtà un altro 10-15. Se non ci riesco è un problema. Ok. Tunicchiando, tutto bene. Sembrava il terremoto. Sì, c'è il sole, però non mi sembrava particolarmente convinto. Allora avrò i gatti terrorizzati. Va bene. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Una cosa che potrei fare, ma prima le incollo e uso il biadesivo che ho spostato e dove. No, ma il rotolo, ah no, ce l'ho qua, ma no, davanti. Non ti è arrivata la notifica. Alla fine del video però vi appare di nuovo la possibilità di mettere il flag sulle notifiche per quando andiamo live. Di solito funziona, se per caso si è in qualche modo disattivato. Ok. Fissiamo questo biadesivo qua, adesso a fine settimana arriveranno anche altri spessori e ritorneranno quelli che sono terminati come, come larghezze. È veramente comodo, regge tantissimo. Vi dico che sto lavorando a un progetto per un corso e ho chiuso la cornice del dorsetto di Moda Scrap col biadesivo in un niente. Ok, adesso li spellicoliamo, uno a uno. Tre card in 20 minuti, ma fare card così è veloce, senza pensarci troppo. Sapete che il mio mood, avevo in mente di fare questa cosina qua, a volte non vengono le cose che ho in mente, ma tanto voi siete abituati al fatto che in realtà questo è il momento svuota testa, no? Così chiudo la giornata in bellezza, mi riservo di finire gli ordini il giorno dopo. I timbri di maggio, l'anteprima è nell'ordine che hai fatto, c'è proprio l'immagine della plancetta, me li consegnano, spero giovedì. Una. Potrei anche pensare di fare il doodling intorno, vediamo. Intanto c'è Sirius disperato che miagola, questo gatto ha sempre fame se Francesca mi sta guardando. Allora. Così, e l'attacchiamo qui. Vedete quanto facilmente si spellicola senza usare pinzette, piuttosto che... E l'ultima. È lì che miagola, sì. Sì. Mia madre nega, ma lui è lì che miagola, l'ho sentito. Ah, era la finestra, quindi ce l'aveva con i gatti fuori. Va bene. Allora, così lo centriamo. Adesso prendo la penna, sottile, indelebile, e ci provo. Guardate la clé che rovina tre card in 20 secondi. Questo maschera un po' il fatto che ho un po' sporcato il cartoncino, spruzzando. Senza pensarci troppo, questa cosa me l'ha insegnata Olga,
durante la demo che abbiamo fatto. Adesso faccio le virgolette. Questa è totalmente scentrata, ma vabbè. Dalle testate allo sportello della dispensa. Tutto bene. Sirius è costantemente affamato. Cioè non gli interessa che debba perdere peso, che gli esami del sangue facciano schifo. No, no, lui ha fame. Sempre. Always. Invece Tai è completamente disinteressata al fattore cibo. Ok. Una cosa che ho fatto invece al posto di queste virgolette nell'ho che facciamo sabato, che adesso ve lo faccio vedere, è questo qua. Questo è l'ho che faremo sabato. Questi qua sono gli sparkly e questi sono gli ink di Tommaso, gli ink extreme, questo in particolar modo il giallo caldo, mescolati al jelly di Moda Scrap. Vedete che al posto delle virgolette ho fatto queste spiraline qua, che era una cosa che facevo tantissimo quando ero più ragazzina e avevo le amiche di penna. Adesso magari ci ripeto. Qui ho poco spazio per farlo, pure di fare una cosa tremenda, ma ci provo. Piccole piccole. Sono doodle, quindi non devono essere corrette, non devono essere giuste, non c'è un giusto o un sbagliato, sono scarabocchi. Come stai? Benissimo. I gatti danno messaggi chiari e semplici. Cibo, umana, tu sei dispensatrice di crocchette. Perché non stai dispensando? Potesse parlare quel gatto. Così, e lo facciamo anche qua. Ok. Ancora uno qua. Ok, e questo è quanto. Tre card, pochissimo. In realtà questi colori fanno tutto da soli. Mi piacciono molto, sono molto easy, molto semplici, ma volevo farvi vedere quanto sbirluccicano. Sono bellissime. Bellissimi i colori. Allora, prugna rosa, lime e arancio, azzurro e Tiffany. E questa è la plancetta di timbri della My Favorite Things. Il cartoncino è Lord Grey dell'Ivory Hill, che va sempre bene. Questo magari se poi l'avessi centrato meglio. Lui ti ospita a casa sua. Hai ragione. Dovrei ancora dire grazie, mi rendo conto. Hai assolutamente ragione. Questo è il corso che facciamo sabato. Abbiamo ancora qualche posto al mattino. Questa settimana. Voilà. Forse ancora un paio anche il pomeriggio. Vi ricordo che l'8, quindi sabato prossimo, il sabato successivo a questo, avremo qui da noi Chiara, che farà una demo con i fluffy. I jelly e gli stencil, i nuovi prodotti, insomma. Quindi se vi va siamo qui, abbiamo posto forse ancora qualcosa al secondo turno del mattino e qualcosa al secondo turno al primo turno del pomeriggio. Quindi se vi va scrivetemi. E queste sono le card di oggi, 20 minuti, svuota testa, carine, brillano, sono stupendi questi colori, niente da dire. Ci vediamo magari domani, ciao ciao.